Autovittani, a Castione Andevenno, in via Rosette 1A, www.autovittani.it. Stinchi prelibati, cucinati alla perfezione, musica e animazione di qualità, mercatini, divertimento di quello sano caratterizzato dalla semplicità autentica e coinvolgente che solo la gente di montagna che lavora sodo, sotto silenzio, con ammirevole passione sa offrire. Una grande serata sold out. Covid o non Covid, corti aperte in scena lo scorso weekend a Grosotto nelle vie del paese, non perde colpi e chiude in bellezza con oltre un migliaio di presenze, riconfermando indiscusso fascino e richiamando turisti da ogni dove. Le corti aperte sono bellissime. Un evento icona, incessantemente amato, creato da residenti virtuosi che sanno rimboccarsi le maniche, kermesse longeva che fin dall'inizio ha saputo coniugare al meglio contemporaneità e tradizione grazie all'organizzazione magistrale della Proloco di Grosotto, in sinergia con l'amministrazione comunale e i vigili del fuoco, che nulla lascia al caso. Infaticabili volontari in pista per tutta la notte nei giorni precedenti, guidati da Ezio Palotti. E anche quest'anno siamo soddisfatti dalla nostra manifestazione, abbiamo avuto una grande passeggiata trionfale di gente entusiasta per quello che noi abbiamo fatto come gruppo, come comune, come paese di Grosotto, chiaramente, che rappresento io come presidente della Proloco. Per noi una grande soddisfazione per i sacrifici che facciamo, una grande soddisfazione, e vi dico, vi aspettiamo l'anno prossimo ancora meglio di quest'anno. Emozioni per grandi e piccini, ghiotte, occasioni per i buon gustai, ma anche capacità di sensibilizzare la popolazione con le simulazioni degli interventi dei vigili del fuoco, grazie al distaccamento volontario di Grosotto, con la partecipazione dei vigili del fuoco volontari di Livigno, che anche in questa occasione hanno dato prova di dedizione al servizio e profonda umanità, ulteriore dimostrazione di valori civili e morali. Uomini e donne di coraggio che quotidianamente garantiscono professionalità, determinazione operativa e altruismo, come solo chi ha a cuore la salvaguardia dell'incolumità del prossimo sa fare. Gioia senza fine, dipinta sui volti dei più piccoli, che hanno ricevuto anche l'attestato come mini pompieri. Una serata che non dimenticheranno mai. I presenti hanno gustato ottima cucina valtellinese, ammirato i mercatini dell'artigianato, a catalizzare l'attenzione anche il carrettino delle crepes alla Nutella, che ha deliziato i palati e creato file in attesa di gustarsi la coccola golosa, e ancora Trucca Bimbi, arte di ogni foggia, locali pieni e tavolate, a fare da corollario a una serata perfetta, musica dal vivo con la bravura di Consuelo Isabella e intrattenimento al top con Nicole DJ.